Inizia nel peggiore dei modi la nuova gestione erra per il Catanzaro. Il tecnico ex Vigor bagna con pioggia e sconfitta la prima prestazione sulla panchina giallorossa. 0-1 il finale della partita casalinga contro il Matera in un match condizionato dalle pessime condizioni atmosferiche. Il Catanzaro è ora malinconicamente ultimo nella classifica del campionato di Lega Pro Girone C. Il gol partita lo sigla a primo tempo quasi scaduto Meola, lesto a mettere alle spalle di Grandi una palla servita in aria da Iannini. Lo spettacolo ovviamente ha risentito delle condizioni meteorologiche e delle condizioni soprattutto del campo, che pur tenendo discretamente è stato particolarmente pesante. Nel primo tempo, al 17esimo, il Catanzaro ha anche reclamato un calcio di rigore per una trattenuta in aria su Razzitti. L'arbitro però non è stato della stessa opinione e ha lasciato correre. Sul finire del tempo, come detto, il gol del vantaggio del Matera, che colpisce anche psicologicamente l'11 di casa. Nella ripresa i più pericolosi infatti sono ancora gli ospiti, che vanno vicini al raddoppio in varie occasioni, soprattutto con il entrato Curtisi, sul quale Moi salva sulla linea. Il Catanzaro prova a raddrizzare la gara, ma senza fortuna. Per Erra è l'esordio peggiore, con la sensazione che ci sia ancora molto da lavorare per centrare la salvezza.